Benvenuti. Tocca a me, sì, benvenuti al nostro pigiama party, al canale di Bibi e Dixie. E oggi siamo qui per fare una top 10 finalmente. Ed è la top 10 delle rom-com. Se voi vi passate una serata che siete tranquilli, non vi va di fare cose troppo pesanti o vedere cose troppo impegnative, volete farvi due risate e stare sereni, vi guardate una di queste 10 che sono le mie preferite. A me piace il genere, però mi piacciono queste in particolare perché sono degli anime scritti molto bene, con dei bei personaggi che fanno molto ridere, e molti di questi vanno un po' a sfidare il genere, a fare... Che mi fai una faccia? Sì, sono degli anime molto molto carini, che fanno bene al cuore. Alla numero 10... sta al numero 10 perché il finale è Golden Time. In giapponese Golden Time. È presa da una light novel di Yuyuko Takemiya, che è la stessa scrittrice di Toradora, che sta pure in questa classifica. Insomma, io devo leggermi queste light novels perché la adoro. Ma sei sicura? Sì. Va bene. Ed è illustrato da Eiji Komatsu. Sono 11 volumi che sono usciti dal 2010 al 2014. È stato fatto un manga di Yume Chazuke del 2011. Allora, la storia è Banri Tada, che ha subito un incidente e ha compromesso la sua memoria. Si trasferisce a Tokyo in una scuola privata e incontra Mitsuo Yanagisana, il suo compagno di classe. Poco Kaga è una si chiama così. Kaga è una bellona elegantissima che è amica di Barry fin dall'asilo. Da piccoli si erano promessi che si sarebbero sposati, perciò insomma potete immaginare. Kaga è doppiata da Yui Horie, che è molto brava. I personaggi fanno un bell'arco e, come vi ho detto, il finale è un po' meh. Però c'è Kaga. No, fa ridere, fa ridere. 9. School Rumble. Allora, School Rumble è tratto da un manga scritto da Jin Kobayashi. Lo studio che ha prodotto l'anime è lo studio Comet. E la regia è di Shinji Takamatsu e Takaomi Kanasaki. La storia, Tenma Tsukamoto, innamorata di Oji Karasuma, ma non è ricambiata. Tenma, a sua volta, è amata da Kenji Rimia, che per amor suo, da teppistello, è diventato scolaro provetto, bravissimo, ma niente, frenzonato fino alla fine. La frenzone in questo anime è forte. È forte. Però è divertente. Sì, non so, fa veramente sganasciare. School Rumble è bellissimo. Allora, proseguo con la 8. Vai! La 8 è Kimi no Todoke. Kimi no Todoke. Grazie, amore. Credo. Grazie. Kimi no Todoke, Kimi no Todoke, come vi pare. Anche questo è tratto da un manga scritto e disegnato da Karusho Shina. Lo studio che ha prodotto l'anime è la Production IG e la regia è di Hiro Kaburagi. Di che cosa parla? È una storia in cui abbiamo la nostra protagonista, che è Sawako Kuronuma, chiamata da tutti Sadako perché ricorda appunto la protagonista di The Ring, che ha questi capelli lunghi. Inoltre viene ignorata, viene insultata, viene schifata da tutti perché si dice che questa ragazza, insomma, c'è la nomea che può vedere i fantasmi. Porta sfiga, quindi sputata da tutti. Però nonostante questo lei vuole farsi degli amici. Lei la prende bene. Lei comunque è presa bene. Dice, vabbè, mi insulti, ti voglio bene. Le amiche sono bellissime, perciò alla fine. Cioè, nonostante, cosa succede? Che tutto cambia quando il bellone, il figone, quello amato da tutti della scuola, Shota Kazehaya, parla con lei. Allora tutti vedono che forse proprio spiega questa l'opportunità. E tutto finisce bene, se innamorano, se fanno le cose, quindi tutto finisce bene. Che c'è da dire ancora? Che hanno fatto due videogiochi per la Nintendo DS. Due, sì. Per Nintendo DS. Ma dai. Sì, prodotti dalla Bandai Namco Games. E inoltre nel 2008 ha vinto come miglior shoujo il premio Kodansha. E attenzione, Aroma Miura nel live action era Shota. Aroma Miura, ricordiamoci che era Eren anche nell'Attacco dei Giganti e che è morto. Però insomma, era un bravo attore. Amore, vale. Sta a te. Numero 7. My Love Story è un manga di Kazune Kawahara dal 2011 al 2016 e Haruko illustrazione. L'anime l'ha fatto la Madhouse, sono 24 episodi del 2015 e c'è pure un live action che... No, ti prego, no. Sì, allora, Takeo Goda, il protagonista, è un ragazzone col cuore grande. Il suo migliore amico, invece, è il bellone, Tsunakagawa. Se l'è sempre tenuto un po' tutte per sé, diciamo. Rinko,
Yamato, Rinko, ecco, è la bambolina, è una bambolina che si innamora di Takeo, ma prima di farglielo capire... Questa è proprio un'ondata d'aria fresca, non è per niente il tipico protagonista Takeo degli shoujo ed è una di quelle serie che sono sviluppate bene, scritte bene, non sono quelle in cui guardi lo schermo e dici oh mio Dio parlatevi, vi prego parlatevi, ma basta parlare, no, qua invece fanno una bella progressione. Allora, arriviamo al sesto classificato che si chiama... Netju no Suzume. Bellissimo. Amore, dillo bene tu, però, perché mi vergogno. No, va bene. Va bene. Allora, anche questo è stato manga scritto da Rin Kokuyo. L'anime, la regia di Kazuyoshi Yajinuma, scritto da Kazuyuki Fudeyasu. E lo studio che l'ha prodotto è il Signal MD. La trama qual è? Abbiamo la nostra protagonista, tale Moriko Morioka, ha 30 anni e ha lasciato il suo lavoro perché insoddisfatta. Non reggeva più il peso di tutto quello che doveva fare nell'azienda, insomma l'abbiamo un po' visto anche un po' in aggrezzo com'è lavorare, sì, da impiegata. Sì, esatto. Gioca tutto il giorno a... Hikikomori. Sì. A questo giochetto online chiamato Fruits de Mer e crea questo avatar uomo chiamato Ayashi. Non è tanto capace in questo gioco e quindi viene aiutato da un avatar donnina chiamata Lily. Nel frattempo nella vita reale incontra tale Yuta Sakurai, un impiegato figone bellone che forse potrebbe avere a che fare con qualcosa di questo gioco online. Che c'è da dire? Che tratta un po' una tematica un po' mal vista in Giappone, ossia quella del net, che sostanzialmente è una persona giovane che non cerca un impiego. Si dice net o neet? Non lo so. Si dice neet, forse, perché sono due... Negli anime dicono nito. E allora è nito. Facciamo nito, scusate. Dimenticate? Neet. È una persona giovane che non ha né tantomeno cerca un impiego, non frequenta scuole, né corsi di formazione o aggiornamento professionale. Quindi non è visto proprio bene in Giappone, sostanzialmente sono considerati un peso. Sono tematiche anche adulte, no? Quel protagonista sì. C'ha 30 anni, perciò sì. Se ci vede la nostra età è più, almeno credo che sia l'unico che non è ambientato nel liceo. No, questi sono già nel mondo del lavoro, sono esatto. Già impiegati. Boh, tocca a me. Tocca a te, col 5. Vado col 5. Vai. Kaguya-sama, Love is War, che è molto recente perché è 2018-2020. Il titolo, ho scritto che il titolo in giapponese era troppo lungo. Allora, anche qua c'è un live action, sì. No, è basta. Che sarà... Io non lo so perché lo fanno, noi ce l'abbiamo tanto con Disney che sta rifacendo tutti i live action, ma questi, cioè, dai, hanno una tradizione di live action brutti. Sì. Manga la fa Aka Akasaka. Yes. Star Comics e l'anime del 2019 Mamoru Ate Vai amore vai Atakeyama. Bravissima. E A1 Pictures. Qui ho scritto una cosa che non capisco. Showa per ricchi. Cos'è un... Scuola per ricchi. Ah, è una scuola per ricchi. Shuora per ricchi. Questi stanno a una scuola per ricchi. Un po' come in Oran High School Club. E Miyuki Shirogane e Kaguya Shinomiya, che sono due nomi decenti, sono al top degli studenti. Sono perfetti assieme, ma sono talmente orgogliosi e narcisisti che passano tutto il loro tempo a fare degli schemi e dei piani per forzare l'altro a confessarsi, perché loro non possono cedere. Non vi aspettate che succeda niente in questo anime a livello di... cioè, sono solo gag, sono una gag dietro l'altra, divertentissimi. È scritto veramente bene perché tutti i piani sono proprio dettagliatissimi. È bello vedere il dettaglio sia da un punto di vista di scrittura di quello che succede, sia da un punto di vista visivo. Perché è un anime fatto molto bene. È una sfida alle norme del genere. Sono bellissime la opening, la ending. La seconda stagione è ancora più bella della prima, perciò figo. Quarto. Vai! Abbiamo Lovely Complex. Allora, anche questo viene da un manga, è un manga shoujo, scritto e disegnato da Aya Nakahara. Per quanto riguarda l'anime, lo studio è la Toei Animation e la regia di Konosuke Uda. La trama. Abbiamo la protagonista Risa Koizumi, che è la più alta tra le ragazze della sua classe, e abbiamo Atsushi Otani, che invece è il più basso tra i ragazzi, però teniamo a precisare che comunque gioca a basket. Otani. Lo chiama lei. Otani. Quindi Otani. Va bene.
I due vengono soprannominati come il duo comico che hanno le stesse caratteristiche d'altezza, al Hanshin Kyojin. Loro non la prendono benissimo sta cosa. No. Però cosa succede? Che durante la scuola estiva Risa si invaghisce di questo Ryoji Suzuki e invece Otani si invaghisce di Tanaka, che è un'amica di Risa, tra l'altro. Alla fine si succede che Ryoji e Tanaka si fidanzano, è andata così, e quindi tra Risa e Otani parte la gara, chi è che si fidanza per primo, tra loro due. Però succede che Risa capisce di amare Otani, quindi glielo dice, e lui dice no! E poi si rende conto che invece ha fatto una cavolata e torna sui suoi passi, perché effettivamente lei era molto importante per lui. Che altro dire di questo? Che è stato prodotto un videogioco per PS2 e due drama CD. Che sono due radiodrammi. È stato prodotto ovviamente in live action. Certo. E nel 2004 quest'opera ha vinto il Shogakukan Manga Award nella categoria shoujo, quindi miglior shoujo manga del 2004. Beh sì, loro sono veramente un duo comico, comunque fanno sganasciare, le espressioni sono bellissime. Questo. Ci siamo nella top 3. È vero, siamo nella top 3. Sì. C'è Toradora, bellissimo Toradora, sta su Netflix tra l'altro, perciò guardatevelo assolutamente. È preso da una light novel di Yuyuko Takemiya. Che abbiamo già detto prima, sì. 2006-2009, è illustrata da Yasu. L'adattamento manga è stato fatto nel 2007 da Zecchio e è stato fatto anche qua un radio show. Eh sì, un sì, internet sì, sì. Radio show. Sì, sì, sì. Cioè il gioco della PlayStation è andato... In realtà è venuto in Italia su Rai 4, io non lo sapevo, su nel Rai 2011. 4. L'anime è di Tatsuyuki Nagai... e JC Staff del 2008. JC Staff sono dei gran fighi, sono molto molto bravi e l'animazione è fatta veramente bene di Toradora, anche il character design. Ryuki Takasu è un bonaccione con la faccia da teppista e Taiga Aisaka è una bambolina teppista dentro, perciò sì, ovviamente si innamorano con molta fatica, però lo faranno. Molto bello. Due? Vai. Siamo sul 2. Due abbiamo Oran Cook Oran Host Club. È tratto da un manga di Bisco Atori. L'anime è diretto da Takuya Igarashi e prodotto dallo studio Bones. Allora, la trama abbiamo Arui, che è questa protagonista che sta in questa scuola super mega fighissima, ricchissima sono e tutto quanto. Ricchi. Sono tutti super ricchi, tutti super belli. E lei invece, penso che abbia una borsa di studio, mi sembra che avesse vinto. È un po' una poraccia, quindi si veste un po' male perché gli uniformi comunque costano tantissimo. Ha anche i capelli corti perché precedentemente le avevano infilato una gomma tra i capelli, quindi vestito grosso, capelli corti, sembra un uomo. Un giorno che succede? Che mentre sta cercando un posto tranquillo dove studiare, trova questa l'aula di musica. L'aula di musica altro non è che il club di questi sei belloni della scuola, in cui praticamente nel doposcuola fanno questi party anche a tema, invitano le signorine che vogliono sentirsi valorizzate e stanno lì. Perché lei sta lì dentro con loro? Perché rompe un vaso costosissimo? Perché sta lì quel vaso? Non lo so, però sta lì. Lei lo rompe e quindi la prendono come tutto fare. Ovviamente non si accorgono subito che è una ragazzetta. Quando scoprono che lei invece ha un grande appiglio sulle donne, la fanno entrare nell'host club con loro. Quando poi scoprono che è una donna, l'amore sbuccerà. Questo è. Amore, pronto? Primo posto. Oh, Monthly Girl Nozaki-kun. È il mio preferito. Questa lista l'ho fatta in base ai miei gusti. Se non vi sta bene, cazzi vostri. Ma anche scriveteci, insomma, quello che secondo voi era il primo posto. Esatto, no, io sono una super fan di Oran School Club. No, io adoro soltanto School Rumble. Fate come vi pare. Comunque, Gekkan Shoujo Nozaki-kun. Il manga è di Itsumi Tsubaki del 2011 e l'anime è di Doka Kobo del 2014. Sono alle superiori e Chihiro Sakura si innamora di Umetaro Nozaki. È proprio il mio tipo, Nozaki-kun. Ma tu sei sicura, amore? È alto, coi capelli scuri, questo sguardo. È proprio rincoglionito, un po' come me. Penso solo al lavoro.
comunque, quando lei gli confessa il suo amore per lui, lui la prende per una fan e le fa un autografo. È un genio questo. È un genio, lo adoro. E lui in realtà è un autore di shoujo manga. E ci sono tutte le specifiche dello shoujo, di come si fanno gli shoujo manga. Perciò è anche molto interessante. Ci sono dei tropi tipici dello shoujo manga e... Però questo in realtà è uno slice of life, una commedia. Se pensate che succeda qualcosa tra i protagonisti, non lo guardate, perché non è l'obiettivo di questa serie. Il primo posto delle rom comedy ce l'ha un slice of life, che poi dopo in realtà è il mio genere preferito degli anime. Bon. Questo è! Se non li avevate visti, fateci sapere se vi sono piaciuti. Assolutamente. Oppure se l'avete visti, fateci sapere comunque se vi sono piaciuti. Fateci sapere, insomma. Fateci sapere. Dai. Buona visione. Al prossimo video. Al prossimo. Ciao! Ciao!